Allora, adesso parliamo del Bresso Calcio, quindi partiamo anche in questo caso da un quadro e un riassunto del campionato fino ad oggi. Beh, siamo partiti molto in sordina, abbiamo avuto molte difficoltà all'inizio, non tanto per l'allenatore ma per molte difficoltà che abbiamo avuto all'inizio con la squadra molto nuova. Sicuramente con l'arrivo di Mister Gini le cose sono molto cambiate, ma posso dire che è una grande soddisfazione l'obiettivo che abbiamo raggiunto. E quindi per l'anno prossimo, dato che man mano siete migliorati, ora che cosa bisogna aspettarsi? Beh, sicuramente come Bresso Calcio, visto che sono qua da moltissimi anni, posso dire che mi sarei anche un po' stancato di lottare sempre per salvarci, quindi spero tantissimo di poter comunque raggiungere degli obiettivi che a Bresso non sono mai stati raggiunti. Che cosa dovete migliorare più di tutto il resto, quindi da dove ripartire? Beh, sicuramente la continuità, perché non siamo una squadra capace di riuscire a raggiungere due o tre vittorie consecutive, perché ci sediamo molto dopo aver vinto due partite, e quindi spero molto che con il mister che dall'inizio sarà con noi riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Qual è la partita da ricordare più di tutte le altre per questo campionato? Beh, sicuramente col Cinisello, che è un derby, vincere lì 3-2 è stata sicuramente una bella emozione. Poi comunque l'obiettivo raggiunto della salvezza è una cosa molto importante per noi. Bene, grazie mille. Sei stato bravo!